Bassano è tornata a vivere la festa che celebra la città, la sua storia, i suoi valori. Dopo la cerimonia virtuale del 2021, l'evento ha ritrovato la sua cornice tradizionale in Sala da Ponte e noi ve lo raccontiamo in questo speciale. Dopo un'edizione virtuale andata in scena senza pubblico, la cerimonia di San Bassiano è tornata oggi ad occupare le poltrone del Teatro da Ponte. Nessun tutto esaurito, ma capienza ridotta e obbligo di Super Green Pass come previsto dalle regole imposte dalla pandemia. Un'edizione più snella, la prima dal palco del Da Ponte per l'assessore alla cultura Giovanella Cabion, che ha ripercorso l'ultimo anno con un occhio già rivolto al 2022, anno del Canova, come ha evidenziato anche la direttrice dei musei Barbara Guidi. La mostra Canova e l'Europa è una sfida che ci offrirà l'occasione di rinnovare il museo e di farlo entrare in una nuova fase. A tal fine è stato avviato un progetto complessivo che interesserà le strutture e le collezioni. Le premiazioni, iniziate come sempre dalle tradizionali borse di studio dedicate alle tesi di laurea, prendono il via con il riconoscimento Un gesto per la città, assegnato quest'anno a Fulvio Bicego. Un premio per testimoniare che il suo per Bassano è amore corrisposto. 3, come consuetudine, i premi San Bassiano. A salire per primo sul palco il presidente del Santa Croce Calcio, Fabio Mariotto, emozionato nel ricevere il riconoscimento assegnato per gli importanti traguardi raggiunti in 60 anni di attività. Impegno, dedizione, professionalità, esperienza, attenzione, le doti che hanno portato alla scelta di Roberto Volpe, un ingegnere prestato al sociale, figura storica del mondo delle case di riposo. A completare i premi San Bassiano, Oscar Pozzobon, un bassanese ai vertici nell'ambito dei più importanti programmi spaziali. Il premio Città di Bassano lo ricevono in tanti, tutti gli istituti e gli enti scolastici del bassanese, ed è come se sul palco del Da Ponte salissero in migliaia insegnanti, studenti e collaboratori scolastici, un premio al coraggio, alla resistenza, alla dedizione. Chiude la cerimonia il riconoscimento più importante, il premio Cultura. Lo riceve Alberto Luca per il Museo Hemingway della Grande Guerra, Fondazione Luca. Nato dall'intuizione di Renato Luca, recita la motivazione, ha recuperato e dato nuova vita al rapporto di Ernest Hemingway con il nostro territorio, attirando in riva al Brenta appassionati studiosi di uno dei massimi scrittori del Novecento. In questi anni, assieme al nostro curatore ed amico Gian Domenico Cortese, abbiamo costruito un percorso di collaborazione con tanti studiosi ed appassionati, attorno alle celebrazioni centenarie della Grande Guerra e al mito di Hemingway, che a Cairizzo visse giorni importanti per la sua formazione di uomo e di scrittore. Come sempre, la festa di San Bassiano è l'occasione per tracciare il bilancio dell'anno appena archiviato e per indicare i traguardi per il futuro. Ascoltiamo assieme dunque i passaggi più significativi del discorso del sindaco Elena Pavan. Non ci aspettavamo una nuova ondata di contagi così severa, ma la stiamo affrontando con la tenacia e la responsabilità che hanno caratterizzato gli ultimi 2 anni di lavoro, durante i quali ci siamo impegnati nel realizzare ogni iniziativa possibile tenendo conto del contesto. Più di 50 appuntamenti in 5 mesi per celebrare la restituzione del nostro ponte, del ponte degli Alpini, del ponte di Bassano. Una stagione di rinascita a cui una intera comunità ha aderito, collaborando all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni sportive, che è culminata con la cerimonia del taglio del nastro del 3 ottobre e che ora prosegue con l'avvio dell'iter per l'inserimento del ponte nella tentative list UNESCO. Questo percorso è lungo, sarà lungo e complesso, ma siamo pronti ad affrontarlo. Abbiamo ricevuto attestati di sostegno importanti, ad iniziare dalla Regione del Veneto, e ci sono stati già contatti con il Ministero della Cultura per stabilire un metodo e capire quali sono i vari passaggi da compiere. Siamo fiduciosi, anche perché conosciamo il valore del nostro simbolo cittadino e la sua forza. Un ponte che ora è legato ufficialmente anche ad un altro ponte, gemello per storie e vicissitudini, quello di Mostar. Abbiamo voluto in questo modo iniziare un nuovo percorso che vedrà unite anche le nostre 2 città, allargando la famiglia delle città gemellate a Bassano. Ricordiamo anche che da pochi mesi Bassano è denominato ufficialmente Città degli Alpini, a suggello di questo rapporto speciale che lega la nostra città con gli Alpini, abbiamo deciso di dare forma a ciò che nella sostanza era già. Quindi Bassano ora è anche denominata
ufficialmente Città degli Alpini. L'anno che si è da poco concluso, come il precedente, ci ha visti impegnati nel riuscire a trovare il necessario equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la volontà, ma direi la necessità, di continuare a vivere. All'attenzione dedicata ai più fragili, alle persone maggiormente colpite dalla malattia con tutte le sue conseguenze, anche economiche, abbiamo affiancato l'organizzazione e la realizzazione di nuovi e vecchi progetti attesi dalla nostra comunità. Non ho timore di parlare di vecchi progetti, pensati da altri, perché la nostra vuole essere l'amministrazione del fare. E sia ad integrare la nostra programmazione ci sono idee valide che in questi anni non sono riuscite a vedere la luce, trovo sia poco saggio non farle uscire dal cassetto. Non temo critiche in questo senso, perché quello che conta è una visione complessiva della città che migliori la qualità della vita tenendo conto delle buone idee di tutti. Se il 2022 sarà l'anno delle celebrazioni canoviane, il 2021 è stato l'anno del ponte, riconsegnato finalmente alla città dopo il lungo e tormentato restauro. Un anno riassunto per immagini nel video che ha ripercorso tutti gli eventi che hanno preceduto il taglio del nastro del 3 ottobre, eventi di cui TVA è stata media partner ufficiale nel racconto di un simbolico cammino di rinascita che ha coinvolto tutta Bassano.
Il premio Un gesto per la città Fulvio Bicego e i premi San Bassiano alla sezione calcio dell'Associazione Sportiva Santa Croce, a Roberto Volpe e a Oscar Pozzobon, una galleria di personaggi, volti, storie esemplari. Cioè, questo premio non è per me un punto d'arrivo, è un trampolino di lancio per i prossimi anni, perché finché Heimer, mio cugino, Hans Heimer, non mi fermerà, io continuerò a fare qualcosa per la mia città. Grazie. Un pensiero voglio farlo anche al Comune di Giovani, che ogni anno ci mette a disposizione tanti, tanti ragazzi giovani che portano un vento di freschezza che sono loro, che solo loro sanno fare. Grazie a te. Non siamo in luoghi di morte e di sventura, che addirittura ministri del governo, altri prelati ci hanno definito in questi due anni. E la testimonianza l'avete oggi, dove con la protezione vaccinale degli ospiti e delle nostre strutture non contiamo più le bare come le contavamo un anno fa. L'ho detto l'altro giorno, se fosse il corriere dei vaccini l'anno scorso fosse arrivato tre mesi prima, non ci saremmo neanche accorti di cosa avveniva nelle strutture per anziani. Dispiace in questi due anni aver visto un'aggressione ingiusta e immotivata anche rispetto ai nostri ragazzi e ragazze che lavorano all'interno delle strutture, perché sono stati qualcosa di straordinario. Io l'ho sempre detto, avrei voluto che le strutture fossero delle case di vetro, perché da fuori si sarebbe veramente visto cosa avveniva. Un'altra dedica va ai familiari, ma non a coloro che sono corsi in TV e ai giornali a definirci carcerieri o coloro che liberavano, che limitavano la libertà degli anziani, ma coloro che ogni giorno, durante quei terribili quattro mesi, gli ultimi due mesi del 2020, i primi di gennaio e febbraio 2021, ci appendevano i biglietti sui cancelli delle strutture, ci mettevano i biglietti dentro nella biancheria che portavano gli ospiti, le mail, i social e quant'altro. Credo che un pensiero vada rivolto a loro, così come ai tanti amministratori che in questi due anni hanno guidato gli enti in questa burrasca, in questa tempesta, spesso lapidati dalla pubblica opinione. Sì, è vero, andiamo sullo spazio, siamo andati diverse volte sullo spazio, qui dove stanno le grappa con la nostra azienda, che conta circa una cinquantina di persone, lavoriamo con la NASA. Abbiamo fatto diverse missioni con successo ed è vero che nel 2023 porteremo l'Italia e l'Europa per primi nella Luna con una missione su cui tenteremo a prendere i segnali GPS di Galileo. Ma una sfida che ritengo il premio del lavoro non sia abbastanza a fare questo. Per non avere ricevuto un premio del lavoro, per me la sfida della missione sarà poter fare ancora di più per la città, per i nostri giovani, poter creare un centro di riferimento, di eccellenza scientifico-tecnologico e poter dare di più lavoro sia sul mondo della formazione che sul mondo del lavoro. Vorrei di nuovo dare un messaggio alle nuove generazioni, puntate le vostre passioni, sfruttate tutta l'energia che avete, perché qui ne abbiamo veramente tanta, una città che in un secolo ha dimostrato di avere veramente tutta l'energia, e fate veramente quello che volete. Spesso il successo si nasconde dentro di noi e è solo la cura che volerlo trovare. Grazie. Mai così tanti i destinatari del premio Città di Bassano, migliaia tra presidi, professori, operatori scolastici e studenti degli istituti cittadini.
prima di questa pandemia, il ruolo della scuola nella società era una presenza certa, un servizio con chiari obiettivi e modalità di interventi conosciuti e condivisi da tutti. Una sicurezza che nessuno avrebbe mai pensato potesse essere messa in pericolo. In questi due anni, tutte le scuole del Bassanese e dei paesi circostanti, poiché la rete territoriale scolastica di Bassano Asiago abbraccia tutti i paesi limitrofi fino a Breganze, hanno lottato per continuare a garantire il servizio educativo per tutti i ragazzi, dall'infanzia alle superiori, modificando la didattica per continuare a fare scuola. Forse a volte il risultato degli sforzi intrapresi non è sembrato sufficiente, ma la volontà di migliorare sempre non è mai mancata. Grazie all'impegno e alla professionalità di tutto il personale scolastico e alla collaborazione preziosa delle famiglie, binomio fondamentale per la buona riuscita dell'azione educativa e che garantisce il successo formativo di ciascuno studente. Il fatto che il sindaco e tutta l'amministrazione del comune di Bassano abbiano deciso di dedicare quest'anno il premio Città di Bassano al mondo della scuola ci commuove e ci rafforza nel proseguire nel nostro impegno di educatori delle nuove generazioni, soprattutto in questi momenti difficili. E siamo grati che gli sforzi intrapresi siano stati apprezzati al punto di meritare questa riconoscenza. Al sindaco Elena Pavan, all'assessore all'istruzione Mariano Scottò, a tutta l'amministrazione comunale e a tutti voi i nostri ringraziamenti. Il gran finale con la consegna del premio Cultura Città di Bassano al Museo Hemingway e della Grande Guerra. Come ha detto il sindaco Elena Pavan, una realtà che ricorda il passato, invitando tutta la città a guardare al futuro. Una realtà culturale cittadina giovane, ma già profondamente radicata e in continuo sviluppo. Nata dall'intuizione e dall'entusiasmo di Renato Luca, condotta con rigore e fantasia dal coordinatore scientifico e responsabile culturale Giandomenico Cortese, ha recuperato e dato nuova vita al rapporto di Ernest Hemingway con il nostro territorio. Ha scoperto nuove pagine di questo legame e sta tirando in riva al Brenta, andando al di là del fiume, appassionati e studiosi di uno dei massimi scrittori del Novecento. Con sentita riconoscenza abbiamo accolto l'attribuzione del prestigioso premio Cultura, assegnato per le attività del nostro museo Hemingway da parte dell'amministrazione comunale. Un premio che giunge ad appena un mese dalla scomparsa di nostro padre, Renato Luca, che con tanta passione aveva voluto e creduto in questa proposta da offrire e ad aprire alla città e alla sua storia di accoglienza. Per questo pensiamo che il premio gli sia interamente dedicato, anche per la missione di mecenatismo che ci ha consegnato, quella di continuare e perseverare nel suo desiderio di aprire le nostre iniziative alla cultura, che è cura degli amici e promozione della conoscenza e delle arti. In questi anni, assieme al nostro curatore ed amico Giandomenico Cortese, abbiamo costruito un percorso di collaborazione con tanti studiosi ed appassionati, attorno alle celebrazioni centenarie della Grande Guerra e al mito di Hemingway, che a Cairizzo visse giorni importanti per la sua formazione di uomo e di scrittore. Abbiamo fatto ricerca e suscitato condivisioni, cogliendo tante opportunità per spaziare dalla letteratura al teatro, alla danza, al cinema, dalla musica all'interesse per i libri, all'apprezzamento per le bellezze della natura e alla cura dell'ambiente. Oggi, con questo premio che ci onora, la Fondazione Luca non può che rinnovare ed incrementare il suo impegno per rendersi sempre più parte attiva perché Bassano diffonda la sua fama di città operosa, intellettualmente vivace, ricca di opportunità generative, accogliente ed ospitale. Una città, un territorio
affascinante da narrare, come ha fatto così bene raccontandoci ancora Ernest Hemingway. A nome della famiglia e della federazione, un grazie sentito di cuore.